Oggi vediamo insieme perché gli hotel non devono ignorare i social media. Ciao a tutti, sono Alessia, benvenuti in questo nuovo video. Vi aspetto alla fine nella sezione commenti. Incominciamo. Quindi oggi vediamo perché gli hotel non devono ignorare i social media. Principalmente perché il comportamento dei clienti è cambiato ed è cambiato il loro modo di organizzare la vacanza. Oramai ci sono molti più last minute, il 70% delle vacanze viene organizzato tramite dispositivi come smartphone e tablet. E questo atteggiamento è cambiato anche perché i viaggiatori hanno più accesso alle informazioni rispetto al passato, e questo accesso è dovuto grazie a blog di viaggio, TripAdvisor, qui che ci fornisce recensioni, o i social media che forniscono consigli di viaggio e ispirazione tramite le foto. Circa il 70% dei viaggiatori cerca ispirazione sui social media. Quando i viaggiatori sono in vacanza, sia in un hotel, una casa vacanze, un Airbnb, hanno l'abitudine di condividere le loro esperienze sui social media ed è proprio lì che poi altri utenti riescono a trovarne l'ispirazione. Quindi è proprio per questo che non bisogna ignorare i social media, perché i viaggiatori sono lì e dobbiamo esserlo anche noi. C'è una ricerca del 2015 condotta da Facebook su un campione di 2000 persone dai 18 anni in su, di nazionalità svizzera e olandese, che avevano recentemente prenotato una vacanza da 2 a 4 giorni. Questa ricerca ci dice che una persona su 4 trova ispirazione della prossima vacanza da Facebook. Questa ricerca ci fornisce dei dati molto interessanti, anche se sono 2015, comunque le cose al momento non sono molto cambiate. Una persona su 4 si lascia influenzare dalle foto postate dagli amici su Facebook, mentre una su 5 cerca proprio l'ispirazione per la prossima vacanza sulle piattaforme di Instagram e Facebook, mentre una su 3 si affida sempre per trovare l'ispirazione alle agenzie di viaggio online. Quindi, assodato che le persone condividono su Facebook le loro esperienze, quello che possiamo fare come hotel è quello di inserirci in tutto ciò. Ed è molto più facile inserirsi tramite gli hashtag brandizzati. Ogni volta che ho parlato di hashtag, ho sempre detto che un'azienda o comunque un hotel deve avere il proprio hashtag, che deve essere utilizzato per ogni post pubblicato, in modo tale che con il tempo venga associato sempre di più alla propria struttura. Quello che bisogna fare quindi è promuovere il proprio hashtag e fare in modo che anche gli utenti ne siano coinvolti e lo utilizzino. E sinceramente questa non è una pratica nuova, ci sono già hotel che la stanno sfruttando. Che cosa si cerca di fare? Spingere i viaggiatori a taggare l'hotel in questione e poi in cambio offrire loro qualcosa, quindi un piccolo sconto, una bibita, un qualcosa che a noi non vada a incidere, ma loro si sentano ricompensati dal servizio svolto. Ormai il viaggiatore sa sempre più che le recensioni, tutte queste mention sono importanti per le strutture e quindi si aspettano quasi una sorta di ricompensa. Quindi perché non offrirla? Dobbiamo sempre calcolare che questo per noi è un grandissimo ritorno, anche perché molte volte le persone, anche durante il viaggio stesso, si lasciano influenzare da ciò che è stato visto sui social e poi sono disposti a modificare i loro piani di viaggio perché hanno trovato magari un evento interessante, un qualcosa di particolare da fare in un determinato posto. Quindi, come abbiamo visto, i viaggiatori, oltre ad essere influenzati prima della partenza, si lasciano influenzare anche durante la vacanza. Questa cosa la puoi fare anche tu nel momento in cui sfrutti i social media, perché ti ricordo che hai la possibilità di effettuare le sponsorizzazioni tramite geolocalizzazione. Quindi tu vai a targettizzare il pubblico che è a un tot di chilometri dal tuo hotel e quindi potresti anche promuovere un tuo evento, ad esempio, magari hai effettuato una serata danzante, una serata aperitivo,
oppure vuoi pubblicizzare ancora di più il tuo ristorante. Per quanto riguarda il ristorante, questa è una cosa che non va sottovalutata perché una delle foto che viene maggiormente condivisa è quella con tema cibo. Comunque i viaggiatori sono interessati anche a pubblicare foto di attrazioni turistiche, culturali. Uno degli argomenti più gettonati sul tema viaggio, ad esempio, è il meteo. Comunque bisogna calcolare che il turista mediamente spende 60 minuti al giorno sui social. Quindi non è, ripeto, un elemento da sottovalutare nella nostra strategia di marketing. Senza contare che, così come ha detto il vicepresidente di Hotels.com, il fatto di vantarsi della propria vacanza sui social è ormai diventato un'abitudine. Anche perché se non condividi quell'avvenimento è come se non fosse mai successo. Senza contare che se i viaggiatori stanno alloggiando in un hotel di lusso, sono i primi che vogliono mostrarlo poi al mondo. Quindi, oltre ad avere una presenza sui social e mostrare se stessi, è molto importante creare engagement. Chi mi segue sa che sono affascinata dalla strategia di marketing adottata dalla Hilton negli ultimi anni. Dal 2016 hanno deciso di rivoluzionare la loro strategia. Si sono messi in gioco e hanno avuto ragione. Ogni strategia adottata è stata vincente. Sono stati premiati anche forti di avere una brand reputation molto solida. Quindi ti riporto il caso di Hilton Suggests su Twitter. Che cosa significa? Hilton ha un canale su Twitter dove fornisce informazioni ai viaggiatori sulle città americane. Quindi le persone contattano Hilton per chiedere magari informazioni sui ristoranti di Chicago, loro rispondono, ma con questo account Twitter loro non vendono niente, offrono semplicemente un servizio ai viaggiatori. Come dicevo, quindi l'obiettivo non è la vendita, ma è quello di stabilire un contatto. In questo modo loro crescono la loro brand reputation e anche il loro brand positioning, perché nel momento in cui una persona che magari ha usufruito di questo servizio in futuro dovrà scegliere un hotel, Hilton sarà già nelle loro menti tra i primi posti, semplicemente per un servizio gratuito ed è una cosa che potresti fare anche tu. Ovviamente devi avere del personale addetto per fare tutto ciò, devi avere magari qualcuno che si occupa dei social media e quindi abbia tempo. Non fare l'errore di prendere un tuo dipendente che già ha 20.000 cose da fare e poi dirgli di occuparsi anche di questa cosa nel tempo libero. I social media non sono un elemento secondario nella strategia di marketing. Se lo devi fare, lo devi fare per bene. Se decidi di farlo anche tu con il tuo hotel, diventeresti il punto di riferimento della tua zona e nel momento in cui i viaggiatori decideranno di venire in quella determinata area, sceglieranno molto probabilmente te perché avranno già un'idea del servizio che offre il tuo hotel e si sono già trovati bene con voi. Quindi perché rischiare con un altro hotel? Anche perché l'utente ne è rimasto sicuramente sorpreso dall'attenzione che ha ricevuto, che si renderà conto che è stata totalmente disinteressata in quel momento, ovviamente. Se decidete di copiare questa strategia di marketing da Hilton, ricordatevi che Twitter è nato non per il marketing ma per le conversazioni. Non vi fate prendere dalla gola di inserire quella delle promozioni perché poi lì sarebbe controproducente. Mi raccomando, cercate effettivamente di offrire un servizio totalmente disinteressato in modo tale da averne poi un ritorno nel futuro. Spero che questo video ti sia stato utile per capire perché il tuo hotel non deve ignorare i social media. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e ti invito a mettere mi piace se il video ti è piaciuto e iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Come sempre mi trovi sui social e i link sono in descrizione. Besos!